Un saluto a tutti. Sembra che sia giunto il momento di una nuova cerimonia settimanale dei punti delle case. Vediamo quale casa si trova in vantaggio questa settimana. Sembra che Serpe Verde sia in vantaggio. Draco, credo che avrai la possibilità di entrare nella sala della ricompensa. Quante volte ci sei entrato, Potter? Sarai più fortunato la prossima volta. Questa è la sala della cerimonia dei punti delle case. Ehi, Harry, qualcosa ha fatto irritare Mirtilla malcontenta. Intendi dire più del solito? Ho sentito i suoi lamenti fin dalla scalinata principale e il corridoio fuori dal suo bagno è di nuovo allagato. Non starai pensando che c'è stato un altro attentato, vero? Potrebbe essere successo di tutto. Coraggio, andiamo a vedere. Ti interessa fare il cambio? Coraggio, Harry! Siete venuti a scaraventarmi addosso qualche altra cosa? Qualcuno ti ha lanciato addosso qualcosa? Sì, eccolo lì. Attento, mio padre mi ha detto che alcuni libri possono essere molto pericolosi. Sembra un vecchio diario, appartenuto a T.O. Riddle. Chiunque fosse non ci ha mai scritto niente. Le pagine sono completamente bianche. Ciao, Harry Potter. Il mio nome è Tom Riddle. Sono a Hogwarts e stanno accadendo cose orribili. Sai niente della Camera dei Segreti? Certo che so della Camera dei Segreti. Quando frequentavo il quinto anno, la camera venne aperta e il mostro uccise una ragazza. Io presi la persona che aveva aperto la camera e questa fu espulsa. Posso fartelo vedere, se vuoi. Posso portarti dentro al mio ricordo della notte in cui presi il colpevole. Harry rimase ipnotizzato dal ricordo che Tom Riddle gli fece vedere. Dai, tocca andare via di qui. Andiamo su, nella scatola. Calma, calma. Ecco, tieni. Buonasera, Rubeus. Tom, cosa ci sei venuto a fare qua giù? È finita. Non penso che tu volessi uccidere nessuno, ma i mostri non possono diventare animali domestici. Non ha ammazzato nessuno! Coraggio, il minimo che Hogwarts possa fare è assicurarsi che la cosa che ha ucciso quella ragazza sia fatta fuori. Ma non è stato lui, non è capace! Non lo farebbe mai! Fatti da parte! No! Harry aveva sempre saputo dell'incresciosa simpatia di Hagrid per le creature grandi e mostruose. Ma al tempo stesso era sicuro che Hagrid non avrebbe mai potuto uccidere nessuno. Riddle potrebbe aver preso la persona sbagliata.
Forse quello che aggrediva le persone era un altro mostro. Ma quanti mostri pensi che ci siano in questo posto? Abbiamo sempre saputo che Hagrid è stato espulso. E gli attentati devono essere finiti proprio dopo che lui è stato sbattuto fuori. Altrimenti Riddle non sarebbe stato premiato. Il diario di Riddle non c'è più! Cosa? Ma soltanto un Grifondoro può averlo rubato. Nessun altro conosce la nostra parola d'ordine. Proprio così. Uccidere adesso. Fare a pezzi. Squartare. La voce! L'ho sentita di nuovo. E voi? Io non ho sentito niente. Harry, penso proprio di aver capito una cosa. Devo andare in biblioteca. Ma la professoressa McGranit ha detto che dobbiamo rimanere qui a meno che non stiamo a lezione. E io devo andare a parlare con Hagrid. Se l'ultima volta ha liberato il mostro, saprà bene come entrare nella Camera dei Segreti. La capanna di Hagrid si trova nel parco, Harry. Ma scommetto che lo sai già. Seguimi, Harry! Allora! Di Findo!
Ho appena visto qualcuno che sembrava Lucius Malfoy entrare nella capanna di Hagrid. Brutta faccenda, Hagrid. Bruttissima faccenda. 4 aggressioni a figli di gente comune. Si è passato ogni limite. In qualità di presidente dei consiglieri della scuola, sono costretto a intervenire e a mandarti via. Via? Via dove? Non nella prigione dei maghi? Non ad Azkaban? Temo proprio di sì. Una cosa molto spiacevole, Silente. Tutti e 12 i consiglieri ritengono che sia arrivato il momento che lei si faccia da parte. Da questo momento lei è sospeso dal ruolo di preside di Hogwarts. Se i consiglieri vogliono la mia rimozione, Lucius, naturalmente mi farò da parte. No! In ogni caso, lei si accorgerà che io avrò veramente lasciato la scuola soltanto quando non ci sarà più nessuno che mi sia fedele. E si accorgerà anche che a Hogwarts chi chiede aiuto lo trova sempre. Chi ha voglia di trovare qualcosa deve seguire i ragni. Questo lo porterà sulla pista giusta. Questa è la chiave di tutto. Non ho altro da dire. Adesso muoviti, Hagrid. Va bene, vengo. Ora sì che siamo nei guai. Senza Silente ci sarà un attentato al giorno. Guarda, laggiù! Sembra che siano diretti verso la foresta proibita. Troppo alto, non posso arrampicarmi. Ti aiuto io, Harry. Dovrai affrontare la foresta proibita da solo. Buona fortuna, Harry. Flipendo!
Lumos! Gommosus! Difindo! Difindo! Difindo!
Difendo! 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 Rectu sempre! Difendo! Rectu sempre! Difendo! Difendo!
Lipendo! Alomora! Lipendo! Alomora! Lipendo! Difindo! Difindo! Difendo! Oh.
Flipendo! Infindo! Flipendo! Difindo! Flipendo! Flipendo! Difindo! 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 Flipendo! Gommosus!
Livendo! Livendo! Bipindo! Bipendo! Bipindo! 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 Bipendo! Bipindo! Bipindo! Bipendo! Bipendo! Bipindo! Aragog, c'è un essere umano. È Hagrid? No, sono un amico di Hagrid. Sono venuto per aiutarlo. E come mai Hagrid ha bisogno di aiuto? Alcuni pensano che molto tempo fa Hagrid abbia sguinzagliato un mostro per Hogwarts. Il mostro ha ucciso qualcuno e adesso è tornato. Hagrid liberò me, ma mi mandò via. Io non sono più tornato e non ho mai fatto male a nessuno a Hogwarts. Ma allora tu non sei guardiano della Camera dei Segreti? No, il guardiano è un'antica creatura che noi ragni temiamo più di ogni altra al mondo. È stata questa creatura a uccidere la ragazza nel bagno, non io! Grazie, adesso devo proprio andare. Non credo proprio. Non posso certo negare ai miei figli il piacere della carne fresca. Addio, amico di Hagrid. Se riuscissi a tagliare quelle ragnatele con l'incantesimo di Findo, scommetto che Aragog cadrebbe nella fossa. Azzannatelo, figli miei! Di Findo! Di Findo! Di Findo! Azzannatelo, figli miei! Bipindo! Bipindo!
Almeno una cosa positiva è venuta fuori dalla lezione di Allok. L'incantesimo Rictu Sempra. Ottimo lavoro, Harry! Ho trovato la macchina di papà, ma una terribile notizia. Hermione è stata aggredita. Adesso anche lei è pietrificata. Oh no! Dobbiamo tornare indietro, il più in fretta possibile. Sali! Non devo farmi vedere da Madama Chips. Ecco Hermione. Cosa stringe in mano? È un biglietto, scritto con la sua calligrafia. Vediamo cosa c'è scritto. Dei molti spaventosi animali e mostri che popolano la nostra terra, nessuno è più insolito e micidiale del basilisco, noto anche come il re dei serpenti. Questo serpente, che può raggiungere dimensioni gigantesche e che vive molte centinaia di anni, nasce da un uovo di gallina covato da un rospo. Oltre alle zanne, che contengono un potente veleno, il basilisco ha uno sguardo letale. Tutti coloro che incrociano i suoi occhi muoiono all'istante. I ragni fuggono davanti al basilisco perché è il loro nemico mortale. Il basilisco fugge solo quando ode il canto del gallo, che gli è fatale. Ma come fa il basilisco a muoversi all'interno della scuola? Un serpente gigante, qualcuno l'avrebbe visto. Tubazioni. Ron, ha usato l'impianto idraulico. La sua voce io l'ho sentita dentro i muri. La ragazza che è morta. Aragog ha detto che è stata trovata in un bagno. E se non fosse mai uscita dal bagno? E se fosse ancora là? Pensi forse... non sarà mica Mirtilla malcontenta? L'ingresso alla Camera dei Segreti. Se fosse nel... Il bagno di Mirtilla malcontenta. Tutti gli studenti tornino immediatamente nei loro dormitori. Tutti gli insegnanti tornino nella sala professori. Immediatamente, per favore. Oh no, non mi dire che c'è stato un altro attentato. Sì, c'era stato un altro attentato, ancora più orribile dei precedenti. Questa volta qualcuno era scomparso. Si trattava di Ginny Weasley e su un muro era stato lasciato un nuovo messaggio che diceva: il suo scheletro giacerà nella camera per sempre. Hogwarts era ormai destinata a chiudere. Al professor Allok era stato affidato l'incarico di portare in salvo Ginny, ma Ron e Harry erano troppo preoccupati per restare con le mani in mano. Dovevano fare qualcosa. Sbrigati, Harry! Dobbiamo salvare Ginny! Dobbiamo escogitare un piano. Io andrò nel bagno di Mirtilla malcontenta e cercherò l'ingresso della Camera dei Segreti. E io andrò a cercare Allok. Non mi stupirei se stesse cercando di svignarsela da Hogwarts.
Zeus. Gommosus! Gommosus!
Ecco la serra. Qui dentro fa sempre così caldo. Flipendo! Alomora! Non posso uscire da quella parte. La capanna del buon vecchio Hagrid. Ugh.
Oh.